Il workshop Bancaforte a Carte 2014 si è occupato di virtual money. Tra le currency virtuali più note sicuramente c'è il Bitcoin, ma è davvero una moneta? Allora, io come avvocato ovviamente non darò una risposta tecnica. Il Bitcoin è una criptovaluta basata su codici crittografici privati e pubblici che funziona con un sistema per alcuni molto semplice e per me estremamente complessa. Quello che a me interessa e che a me interessa come studio di cui faccio parte, nel quale abbiamo creato un gruppo di lavoro sia fiscale che legale, è capire giuridicamente come qualificarlo. Per una ragione molto semplice, perché dalla qualificazione del Bitcoin può derivare poi la normativa da applicare al Bitcoin. Allora, oggi come oggi Bitcoin è difficile capire cosa sia. Per alcuni è una moneta, però di fatto non lo è, non è equivalente all'euro, al dollaro. Le monete hanno una caratteristica comune, le monete hanno corso legale. Per dire, per legge il creditore è obbligato ad accettare un pagamento in moneta avente corso legale. Il Bitcoin non ha questa caratteristica. Se io devo pagare il mio canone di locazione per l'appartamento a fine mese, non posso costringere il proprietario ad accettare dei Bitcoin. Come non potrei pagare con delle uova, con dei bicchieri. Su base volontaria il proprietario di casa può accettare il Bitcoin, però non è una valuta in questo senso. Non è uno strumento finanziario, nella maniera più assoluta. Non c'è un emittente Bitcoin, ai sensi della direttiva MiFID non si può qualificare come strumento finanziario, per cui non è nemmeno tale. Potrebbe essere un bene come un uovo, un bicchiere, che in un certo circuito presso alcuni commercianti viene accettato come valuta di scambio. Io posso andare in una libreria, lasciamo perdere gli aspetti fiscali, e dire vorrei un libro, pago in fiammiferi. Il venditore può dire sono ben contento, i tuoi fiammiferi mi piacciono. Potrebbe essere in questo senso un bene qualunque. Oppure potrebbe essere un qualche cosa di ibrido, potrebbe essere una cosiddetta commodity, tipo il petrolio, tipo l'oro. Cioè un qualche cosa che ha un valore perché viene scambiato su base regolare, che è convertibile abbastanza agevolmente in valuta, come lo è il petrolio, come l'oro. L'oro lo sappiamo tutti, un grammo d'oro uno lo può convertire in euro in maniera molto facile. Per cui possiamo definirlo una commodity. Ci sono i precedenti. Negli Stati Uniti, in alcune cause ci sono state, la SEC è riuscita a convincere il tribunale che aveva competenza su alcuni contenziosi che c'erano stati, perché il Bitcoin si poteva qualificare come quasi valuta, come moneta, in quanto era idoneo ad acquistare dei beni, perché oramai molti siti di e-commerce lo accettano, e anche perché era convertibile in valute effettive. Oggi Bitcoin è in effetti facilmente convertibile in euro, in dollari, in valute che sono valute comuni. La risposta, io ripeto, non ce l'ho, credo non ce l'abbia nessuno, è qualcosa di cui si discute. Si sta cercando adesso di dare una definizione di virtual currency che però nessuno ancora riesce a dare, nemmeno le autorità governative, le autorità finanziarie. Ed è opportuno lasciarlo in questo terreno di ambiguità o invece normarlo da un punto di vista legale? Diciamo che è pericoloso lasciarlo in un certo terreno di ambiguità. Alcuni sono fautori di una sorta di anarchia del Bitcoin. Il problema è che un domani autorità governative come Banca Italia, come la Consob, potrebbero decidere di qualificarlo in un certo modo. Se un domani il Bitcoin fosse qualificato come moneta, ovviamente chi emette Bitcoin o chi gestisce dei conti in Bitcoin dovrebbe essere soggetto alla vigilanza di Banca Italia. Non averlo fatto prima può comportare delle sanzioni. Se io un domani faccio un'offerta al pubblico di azioni della mia società facendomi pagare in Bitcoin, e la Consob ritenesse che il Bitcoin è uno strumento finanziario, una valuta, io potrei essere soggetto a tutta la regolamentazione del testo unico della finanza, all'obbligo di prospetto. Negli Stati Uniti hanno fatto un IPO dove l'offerente azioni ha ricevuto Bitcoin, la SEC, in quel caso che menzionavo prima, è riuscito a convincere un giudice che il Bitcoin fosse equivalente al denaro e hanno sanzionato pesantemente il soggetto. Per cui, a mio avviso, anche per la garanzia dei Bitcoin e degli utenti dei Bitcoin, una regolamentazione sarà necessaria. Quale sarà è difficile dirlo. Oggi come oggi lo Stato di New York è l'unico che sta promuovendo e che probabilmente da gennaio 2015 avrà una regolamentazione articolata dei Bitcoin, che poi sono delle valute virtuali, perché Bitcoin è una delle tante. La categoria è quella delle criptovalute.